Oggi Samu mi uccide, Sicuro, C'è scappatale. Sto arrivando, tranquillo. Ti voglio bene. Quindi? Sto arrivando. Ti voglio bene. Grazie, va bene. Ciao. Ciao. Sono in ritardissimo. Però è assolutamente un lavoro da fare in attesa. Non ve lo dico. Dove sei? Nel cortile dall'altra parte. Io sono arrivato in tempo. Ti puoi muovere? Un attimo, grazie. Benvenuti amici in questo nuovo video. E in attesa del cambiamento più importante, che sarà quello dei, ormai hanno capito tutti, dei freni. Ah no, pensavo al pilota. Pilota? Ah. Tu oggi che farai? Tagliando? No. Come no? No, cambierai? L'olio. Perché? Perché è vecchio. No, e perché? Va più forte. Perché? Frena. Perché questo olio qui. Ah, ma l'olio dei freni, non quello del motore. No? Ah, ok. Samu, io ti darò una mano. Dirigo i lavori, quindi lì, macchina lì. Tu, lì, olio lì. A posto, grazie. Nel frattempo è arrivato anche un amichetto. Un amichetto che ormai conoscete tutti. Andiamo, Andy. Ciao ragazzi. Andiamo. Andiamo. Guarda i check neri che ho fatto, Fede. Sei un po' un tamarro. Il giusto. Sì, però di sound. Che nemica. Niente. Ci saranno le tute del 92 di Mansell. Assolutamente, è in ordine. Il mangiare del cane. Poi ci sarà tipo il casco di quando correvi in go-kart. Assolutamente perfetto. Te lo sapevo. Ma... guarda, la tuta c'è. La novità 2021, il birillo, doppio uso. Ma perché? Non è che trovo qualche oggetto sessuale anche dentro qua. C'è anche l'altra comunque. Comunque poi dicono che il bagagliaio delle M2 non sia capiente. No, ma va, fai vedere. Guarda qua. Mancava la spesa dell'altro giorno, poi c'era tutto. Scherzi a parte, però. Sostituiamo l'olio dei freni con il nuovo prodotto Motul, che è un DOT 4, ma per uso competizione va benissimo perché ha un punto di ebollizione altissimo. Quindi per i più inesperti cosa farai in questo momento? Togliamo tutto l'olio vecchio, che è quello originale di BMW, lo sostituiamo con il nostro Motul, purgando tutto l'impianto in modo che poi dentro c'è solo Motul. Non svuotandolo completamente, no, perché sennò... andiamo a riempimento, perché sennò stasera siamo ancora qua a fare lo spurgo. Giù. Pompa. Giù. Ti puoi muovere, pompa. Samu? È il pompatore che non pompa. Oh, ok. Quindi tu stai spingendo fuori tutto l'olio vecchio. Esatto, e così tiriamo via anche tutta l'aria. Questo perché cambio questi freni, questo olio a livello pratico? Perché quando vado in pista e quindi surriscaldo un po' troppo i freni, l'olio, il pedale tende ad andare giù, quindi molto pericoloso. Non stanno bene per niente le pastiglie, stanno usurate. Operazione completata, ora pastiglie nuove. Nuove. Dopo però, facciamo lo spurgo. Però deve arrivare l'impianto frenante. Finalmente. Diciamo niente. E per rimanere in tema modifiche M2, penso sia arrivata l'ora di cambiare le gomme. È arrivata l'ora. E come potevo non rompere le scatole a Daniel di Macauto. E Elena? No, guardami, dai, no. È timida, timida.
come avrete intuito vedendo quello che state vedendo, sono espertissimi in gomme sia stradali sia racing e si trovano a Maranello. Anche se mi sto rendendo conto che mi sa che sto invecchiando, perché non ho mai cambiato una gomma così bella in vita mia. Arrivavo sempre alla tela, anche se non si deve fare. E passiamo da una Michelin Super Sport a un'altra Super Sport nuova, non me la sono sentita di cambiarle. Quindi se avete suggerimenti, consigli per il prossimo pneumatico, scrivetemelo qui sotto. E ho anche appena scoperto che oggi mi cambia le gomme il grande Nu 89. Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video. Buonasera. È lui. Nu, come l'ho messo le gomme? Benissimo. Benissimo? Sono nuove. Secondo me sto buttando via i soldi perché le vedo uguali. Sono uguali. Perfette. Uguali. Intanto intravisto la gomma che vorrei provare, che è la Pilot Sport Cup 2, che la fanno della misura della M2, quindi 2,65, 35, 19 e 2,45, 35 e 19 per il davanti. Nu, guarda che bravo che sono. Ma che bel lavoro che ho fatto qua. Bello. Voi dovete sapere, dovete fidarvi di me, che i piloti non sanno parcheggiare. Quindi se vedete uno che dice che è bravo a guidare in pista e sa parcheggiare anche bene, non fidatevi. Lavoro finito, completato, quindi ora dobbiamo andarla a provare in pista e vedere come si comporta. Grazie mille a Macauto. Oggi invece mi trovo il mio habitat preferito, la pista Cervesina, dove stamattina c'è un track day organizzato da Track for Fun, dove girano macchine stradali e non, e oggi pomeriggio ci sarà una garetta LLCC. Vai Andre! Poi guarda caso chi c'è, Macauto, che si occupano anche del racing, quindi forniscono tutte le gomme per Elena per le macchine da corsa. Ok. No, io faccio piadine in realtà. Ok, lei fa anche piadine, quindi quello che volete. Ciao Nu! Buongiorno! Da quanto tempo? Tantissimo! E guardate chi c'è! Solillo! Come è andata? Dai, abbastanza. La prossima volta però è il mio turno. Prossimo video. Ciao!